tanti ritornelli. Salve a tutti, benvenuti a Ritornelli anche oggi da Luciano Nelli, e che da sono Paola io. Belloni. Paola Belloni, che lei si vede anche a occhio nudo. Certo, che lei, mi auguro, perché altrimenti sarebbe un problema. No? Sì, appunto. Ecco. E dopo questo andiamo avanti. No, perché a volte non dire succede. La tua, non a la volte dire. succede, no? E vabbè. Vabbè. Però in questo caso no. Cosa vuoi dire? Che ti abbiano chiamato Paolo Nelli? No. No. Però... E a me Luciana Belloni no, non no, è mai successo. No, non è vero. Però, no, dai, no, questo a no. Volte, ma può, però può succedere, no? Allora, però Lucia Nelli a te sì. Lucia Nonelli, Lucia Nonelli mi hanno chiamato. È vero, è vero. Vabbè, insomma, può succedere. Succede, succede. Eravamo tanto tempo fa. Sì. Oggi direi di partire con Francesca Mazzucato. Certo. Che è molto bella brava. Voce. Brava Francesca. E poi pensa a Revival VIP, abbiamo una cosa straordinaria, c'è A White Shadow Pale, proprio meraviglioso, alla grande. Canzonelli con il suo pensiero d'amore. Ciao. No, ma la canta ben comunque. Molto. No, ma non l'avete capita? Cioè, mi stanno scrosciando applausi, veramente. Come non si sentono? Ma la gente si sta strappando i capelli per questa battuta. Capisci? Non ho capito la battuta. Pensiero d'amore di Mal, no, virgola, ah. Ma la canta ben, eh? Dimmi un po' se la scuola di cabaret non dà i suoi effetti. È il cabaret della Paola, che non è neanche un humor british, un umore inglese, è proprio, lo chiamerei... No, ma piovono serate di cabaret cioè, per me, ragazzi, è una via di mezzo, è mezza alla manica, guarda, è mezza al mare. Va bene. No, ogni tanto. No, ogni tanto. Vabbè, comunque Mal canta proprio bene. Sì. Adesso rubatemela. Vabbè. Mi fa venire pure la tossettina. Allora, canzone, poi conosciamoli meglio. Lella Blu. Sì. Cristiano Chesi e Tiziana Caserta. Adam ed Eve. E Luciano Nelli, che se ne va. Ah, vabbè. Senso, andiamo via. Via. Allora, partiamo, dai. Francesca Mazzucato, Quanto ti ho amato. Quanto ti ho amato, anche se mio, che ti voglio lo so sempre io, sei comparso ma senza parlare, sei sparito facendo rumore, ora io non vorrei più dormire pensando a te, pensando a te, respiro e aria per me, ho provato ad accettarlo e mi ritrovo sola ad un passo da te, siamo persi, noi siamo diversi, ma tu non fai niente, no, cado a pezzi e tu lo calpesti, questo cuore mio dicendomi addio. Ti ho amato, lo sa solamente Dio, e ti cerco, lo so solo io. Quanto ti ho amato, anche se non sei più mio, e ti voglio, lo so sempre io. Sei comparso, ma senza parlare, sei sparito facendo rumore. Ora io non vorrei più dormire. Sei comparso, ma
Revival VIP, vediamo che cosa ha preparato la nostra redazione, super redazione per oggi. Davvero, i Procolarum. Procolarum. Now, Wider Shade of Pale. I video skip the line, Fandango. Video originale del 68. A Wider Shade of Pale di Procolarum, pubblicato nel 67, è diventato uno dei pezzi più coverizzati. Il brano, con la celebre intro di organo Hammond, venne concepito come una sorta di esperimento che prevedeva la fusione della musica classica con il sound più accessibile, per così dire, del soft rock. La canzone riscosse un notevole successo, restando in cima alle classifiche per molte settimane nel Regno Unito, in Italia, in Germania, nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Australia, in Francia, in Norvegia e in Austria. E la canzone venne ripresa da innumerevoli artisti. In Italia fu ripresa dai Dick Dick con il nome appunto di Senza Luce. L'ascoltiamo, Luciano, con Revival. Alla grande, veramente complimenti alla nostra redazione. Grazie. Quando poi si tratta di questo tipo di canzoni con le quali siamo nati, se vogliamo, e quindi hanno lasciato il segno, indubbiamente. Hanno lasciato il segno. Sì. Alla grande, Revival VIP. Volare. E adesso una bella canzone, una canzone di Mal, questo nostro straordinario amico, che però in questo caso questa canzone ce la canta Canzonelli in una bella serata al Dancing Malandrone di qualche anno fa. Ci canta appunto Pensiero, Pensiero d'amore. Vai così, Canzonelli. Accetta questo regalo, se il mio amore non vuoi, questa almeno vorrai. Un regalo quando sola resterai, potrà farti compagnia. Questo disco è il mio pensiero d'amore per te, ogni volta che lo senti suonare, pensa a me, a me. Fico
Andiamo, Luciano? Ma senti, io faccio partire la sigla, come sempre, vai con la sigla e andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Cari amici, nel salotto di Ritornelli, Gianni Giannini. Promesso. Quale onore, quale onore. Tante domande ti vorrei fare, ma fatene una da solo. Ti vuoi bene? Sì, mi voglio bene. Che bravo. Mi voglio bene, che mi frega sempre. Ogni domanda seria che faccio, io, amici, non riesco mai. Mi fanno già male i pomellini qua tutte le volte che arriva. Perché anche fuori onda, Gianni, insomma, è un vulcano in eruzione. Sai che io voglio bene a tutti. È vero. Questo è vero. Un carattere. Tanta beneficenza, sei proprio filantropo tu. Quello che posso fare mi sembra anche giusto. Sì. Mi sembra giusto per me, per dirti una sciocchezza. E a casa mi sono fatto una bella cosina grossa come questo tavolo, con una copertura sopra, ci ho messo un piattino, ci metto i semi di girasole, vengono tutti gli uccellini a mangiare tranquillamente. Che bello! E sotto c'ho un gattino che purtroppo soffre di cerebellite, è spastico, poverino, che devo portarlo fuori per fare i bisognini, lo porto in casa, ma ha 10 anni. Però l'hai fatto vivere bene, insomma, è così a lungo, quindi... Penso, ho preso mia moglie, che aveva 3 giorni di vita, l'ha allattato col biberon, è un bel gattone così, si chiama Beta, l'ho chiamato Beta perché fa lo stesso rumore quando fa le fusa, brr, 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 sembra il motorino che avevo io, Beta, e l'ho chiamato Beta, questo gattino. Se vuoi Beta, invece no, il motorino. E altri 3 gatti fuori davanti a casa, poi sono pieno di caprioli davanti a casa, di istrici, di cinghiali, perché abito in campagna. So cosa vuol dire, ma scusa, tu metti il piattino degli uccelli e i gatti... Gironzolano lì, non è tanto sicuro. No, è messo ad un'altezza, ah, non okay, posso dove il gatto non è, perché altrimenti preda gatti, facile. Sì, sì, quindi certo. So che poi ami tantissimo anche i cani, perché ricordo anche in una delle tue ospitate hai conosciuto il mio bracco Pola e insomma, siete diventati cane e gatto, siete arrivati già. Ho avuto dei problemi con i cani perché mia figlia mi regalò un husky. Sì. Una schifezza proprio. Perché mi portava a casa i fagiani, le lepri. Faceva il suo lavoro. Porca miseria, ci rimanevo male. Un giorno vedo che questo cane, era una femmina, Ariel, ha portato un coniglietto nano, l'aveva in bocca tutto sporco di terra, pieno di terra questo coniglietto. La penna di quelli selvatici. Il coniglietto di quello di sopra, su... E c'era una nipotina, era di un, sì, un di signore che nel garage, in questa gabbia, questo coniglietto della nipotina. Oddio, dico, ora come faccio a dire che il cane gli ha ucciso il coniglietto? Però non era sbranato questo coniglietto, era soltanto sporco di terra. Ah, beh, allora... Lo so, la stupidità o la genialità, io ho preso il bruschino di mia moglie, quello per i panni, ho pulito tutto il coniglietto, gli ho tolto tutta la terra, zitto zitto, la sera faceva buio, sono andato su, gli ho rimesso dentro la gabbia il coniglietto, no? Ho detto, lo trova lì morto, penserà che è morto di... Che ne so, un dispiacere, una malattia. Il famoso infarto. La morte del dispiacere del coniglio. Ecco. Poi però la notte ci ho pensato, ma dico, ma se puta caso qualcuno mi ha visto, che figura faccio? Ma mi metti se ansia. Qualcuno ha visto il cane quando è andato là che ha preso il coniglietto, mamma mia, che figura, Dio. Glielo dico. La mattina sono andato, dico, signora, c'è Mario? Dice, no, Mario non c'è, c'è fuori. Ah, va bene, allora ritorno. Aspetta Mario, da domenica mattina scendeva le scale della chiesa. Oh Mario, buongiorno. Buongiorno Giannini. Che è successo? Che è successo? So io che è successo. Mamma. Mi ha detto, vai ora. Dico, ma che? Sono 4 giorni che non dormo, capito? Io non ne posso più, 4 giorni che non dormo, e non ci credo. Dico, Mario, ma che è successo? Che è successo Giannini? Avevo un coniglietto nano della mia nipotina. Vai, ho detto. E allora ci mi è morto. Ce l'ho sotterrato lì sotto vicino a casa sua, la sera ho ritrovato una gabbia, come ci sarà tornato? Lella Blu, è un piacere veramente presentarla perché è una grande artista, veramente brava sotto tutti gli aspetti. In questo caso è prodotta dalle Edizioni Musicali Bagutti e ci fa ascoltare Maria del Sol. Lella Blu, gli occhi di ghiaccio del Piemonte. Let's go.
canción. Baila y canta, María del Sol. Yo te llevo en mi corazón. Luciano, andiamo in paradiso? Andiamo in paradiso, ma ti rendi conto se facessimo io e te Adamo ed Eva? In che senso? No, al contrario così. Di Cristiano Chesi e Tiziana Caldera. E la Tiziana, Caldera. Sì, ecco. Lo facessimo io e te, io farei Eva. Perché, scusami? Così, così. Per fare una cosa un po' varia. E tu faresti Adamo. Certamente, un Adamo. Insomma, no, tu faresti Eva e io farei Adamo. Adamo, certo. Eh? Allora, ti piacciono le mele? Io indosserei un abito nero, te lo dico subito, che a me quei costumi adamitici, come li chiamano, non mi piacciono tanto. Ma le mele ti piacciono? Non tanto, guarda. Non tanto, quindi non può fare Eva. Farò il serpente, allora, guarda, te lo dico piuttosto. No, fra i tre c'era pure Adamo e il serpente. Che ha avuto un ruolo anche fondamentale. Comunque ma vediamo, sono vediamo. Meravigliosi con queste loro foglie di fico. Appunto. Vi guardiamo, amici, vi guardiamo. Ok, Cristiano Chesi, Tiziana Caserta, Adamo ed Eva. L'amore è, l'amore così. Eva, io stavo pensando a una cosa, ma le generazioni future, a chi assomiglieranno? A me o a te? Guarda, io spero a me. Perché te, guarda, veramente, l'altro giorno ci avessi inghiozzo, t'ho guardata, mi è passato. Voglio dire. Ma che tu credi di essere? Ma dati bellino, ma che tu ci fai te con questi capelli? Nulla, cascano da soli, guarda. Cara Eva, tu sei una donna, sei... Ecco, e noi donne una volta ci innalzeremo dalla nostra posizione di inferiorità, hai capito? Sì, e te mi dovrai rispettare, devi innalzarmi da questa posizione. Ma io l'altro giorno ti ho fatto innalzare dalla posizione. Sì, per salire sui banano, bellino, ostie. Cara e invece... Eva, e invece... Tu dovresti rispettarmi e venire in ginocchio da me. Io in ginocchio da te? Sì. Ma te tu sei grulla. Ma te non da sai cos'è l'amore? Lo so, l'amore è un apostrofo rosa fra le parole ti e levati dalle palle. No, l'amore no, l'amore no, non è così. Questa canzone, che è una delle ultime canzoni che ho scritto, non proprio l'ultima, ma è una delle ultime, e sai che faccio? Vado via. No, ma il titolo è Andiamo via, Luciano, torna fra noi, torna. Ah, era il torna, titolo. È solo il no, titolo. Perché mi, anzi, mi diceva Andiamo via, io vado, andiamo via. Andiamo via, no, la trasmissione non è ancora finita. Allora. Andiamo via, Luciano Nelli. Ok, grazie, veramente ha avuto un bel successo, sì, questa canzone, sì. Devo dire.
anche a questo Ballando le cupole, è stata veramente molto molto apprezzata. Una canzone È una bella canzone di Luciano Relli. La circa 800esima canzone che ho scritto. Andiamo via. Sarà la forza che per noi sempre vivrà. Nel mondo che vorrei per noi esploderebbero i fiori, spinti dal vento, con te accanto, gocce di fiato e di amori. Ridere se si può fare con te, anche se il cielo è coperto. Credere che arriverà il sole, anche se adesso non c'è. Andiamo via dalla realtà, perché domani noi saremo libertà. Amore mio, l'immensità e con e questo adesso, vi salutiamo adesso sì andiamo, che andiamo via. Anzi, dopo andiamo via, adesso andiamo via, tu vai andiamo e io via. Ti seguo. Dai, ciao amici, ciao. A domani, ciao. A domani, ciao. Ciao, 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 ciao. Quanti ritornelli